Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in compagnia di Marco Berri per affrontare quello che è il caso della giornata, quello di cui tutti parlano, il caso Ferragni. Marco, vorremmo chiederti che cosa ne pensi un po' anche di come è stato trattato questo caso, non solo a livello ovviamente giudiziario, ma proprio di costume. Ma guarda, a livello digitale non ho la più pallida idea perché cioè, hanno iniziato le indagini, cioè, non c'è ancora nulla. Cioè, poi voglio dire, parlare di che cosa ha fatto senza avere la più pallida idea di cosa abbia veramente fatto, nel senso che non sono né un giudice né un avvocato, non sono in grado di. Ma nessuna, neanche un avvocato potrebbe dire a quale livello, come è coinvolta, perché non. È presto. Ma non si sa niente, magari non ne può nulla. Cioè, sai, la legge dice, o mi sbaglio, che ognuno è innocente fino a prova contraria, fino a quando non lo si dimostra, no? E quindi, boh, questo. E caso Ferragni, a me, non so, mi diverte, nel senso che non è vittima di quello che, beh, lo sa, lo ha sempre saputo, che di questo, del mondo dei social, dove ognuno è diventato. Dove ti poni nei riguardi di tutti, metti la faccia e devi aspettarti qualsiasi cosa. Che fino a ieri tutti ti vengano e ti osannino, e poi oggi invece tutti ti bastonano. Questo è un po'. Sai cos'è? Il problema è che i social, un po' è questo: dietro la tastiera si nasconde. Chiunque, cioè chiunque può in qualche modo da casa sua massacrarti o dirtene tutti i colori. Devi aspettartelo. Se decidi di metterti e di diventare pubblico oggi sul mondo dei social, devi aspettarti questo. Però questa è un po' la condanna di tutti i famosi, non solo di chi sta sui social, Di o no? chiunque, no, è che con i social non è che la condanna, è che. I social hanno aperto la possibilità a chiunque di dire qualsiasi cosa e di diventare tuttologi e di diventare giudici e di diventare carnefici e salvatori di qualsiasi situazione, qualsiasi persona. Per Chiaro. cui è il triangolo maledetto, no? Carnefice e vittima e di fianco c'è il salvatore. E ognuno fa il giro a seconda di, un po' diventa carnefice, un po' è vittima e un po' è salvatore. Ieri da Fazio, boh, cioè, chapeau a Fazio, Sì, cioè, non ha ti è detto niente, piaciuto? ma no, ha detto, ma si sapeva che non avrebbe detto nulla. Cioè, ma cosa vorrei? Cioè, io mi chiedo questo: ho visto degli sprazzi, mi sono divertito a guardare perché non è perché sapevo già che cosa sarebbe stato. Allora, intanto Fazio ha fatto il grande colpo, nel senso che la Ferragni, Ferragni, Ferragni. E lui ce l'ha avuta lì per, non so, 20 minuti. Cosa ha fatto? Sì, più o meno. Boh. Ok. Cosa ti aspettavi che. Cosa pensavi che avrebbe detto? Cioè, chi è che sta aspettando? A parte mi fa ridere, cioè, la cosa più inquietante di tutta questa vicenda è che il Kodakon abbia provato a bloccare Fazio su un'intervista e abbia provato a dirgli. Ti mandiamo le domande da fargli, ma cioè, siamo diventati pazzi, cioè, anticostituzionale, cioè, ma no, siamo veramente alla follia totale. Cioè, quello mi pare il capitolo più buio. La Ferragni, ma non, si sapeva che avrebbe. Cosa ti aspettavi? Cioè, non ti potevi aspettare niente che non quella roba lì, che è una cosa normale. Poi io sono convinto che lei in questo momento sia sotto un treno. Perché, non, perché che è umano, cioè tutto ti va bene di colpo, ti cade il mondo addosso, ma non puoi pensare che una ragazza di 30 anni sia così antifragile, così che abbia la capacità antifragile di essere e di superare qualsiasi cosa, ma non ci credo neanche a morire. Però Per tu cui. umanamente quindi la assolvi perché non parli mai dei consumatori, quindi forse implicitamente credi alla sua buona fede. No, io non credo amore. Cioè Ah. no, io penso che lì abbiano sbagliato in gruppo per superficialità. Questo io Ok. penso. Io pe sono convinto che lì non abbiano fatto scientemente, non abbiano voluto assolutamente fottere, tra virgolette, scusate l'espressione, ma
i consumatori. Io penso che lì sia stata arroganza e superficialità. Cioè che abbiano dai, esci la parte di beneficenza. Ah, ok, va bene. E ha fatto questo, senza porsi il problema di, ma aspetta un attimo, la comunicazione che stiamo facendo potrebbe essere, no, perché tutto andava a gonfie vele, tutto andava in modo assolutamente Si sentiva veloce. intoccabile anche. Ma sì, perché cioè, sei intoccabile anche nel senso buono del termine, cioè tutto sta andando benissimo, anzi, una parte la diamo in beneficenza, ti arriva un lavoro dietro l'altro perché con 30 milioni di follower le aziende non vedono l'ora di fare pubblicità verticale su di te. Ok, una parte la diamo anche in beneficenza, benissimo. Sai, superficiale. Lo ha detto tra le righe, no? Ha detto, cioè, sì, non mi sono resa conto, adesso prendo i professionisti. E Cioè, ora questa superficialità però la sta pagando, ah, l'azienda gli certo, ah, abbandona, i beh, follower crollano. chiaro. È giusto che la paghi, certo. Sì, nel senso che è perfetto, è giusto che lei paghi che cosa ha sbagliato. Cosa ne Anche... pensi di quelli che li paragonano un po' ai reali, i Ferragnez, a te, ma come attenzione mediatica, anche come interesse, come curiosità? Ma sì, beh, certo. Quello, ma fa ridere, anche i reali mi fanno ridere. Ecco. Nel senso che, buh, adesso oggi sulla stampa, prima pagina, dove è finita Kate? È morta, è in coma, cioè, sta male, cioè, e mi spiace perché è una mamma di due bambini, no? Cioè, per carità di tre bambini, non so quanti ne ha, due o tre bambini, Mi pare tre. tre, vabbè, te la dice lunga, però è interessante perché alla fine l'attenzione, cioè, ragazzi, scusate, io ti dico solo questo, io tutti i giorni leggo Corriere della Sera, stampa, se ho tempo E aggiungo avrei anche sicuramente l'abbonamento a Torino Cronaca. Ecco. e Torino Cronaca Suda, il primo che leggo. Ma nessuno più legge i giornali, tutti si basano, cioè fanno la propria sottolineano la propria attenzione su quello che succede nel mondo dai social, che è la cosa, cioè che è il mondo di dove vivono le fake news più incredibili. Cioè, tutti ormai si appoggiano a quello che i social dicono loro. Questa è la nostra conoscenza. Dico, non tutti, ovviamente. No, certo. Però nessuno più guarda il telegiornale, nessuno più legge un quotidiano, nessuno più legge, nessuno si pone il problema di leggo un quotidiano di destra o più vicino alla destra, o un quotidiano più di centro o un quotidiano più di sinistra. No, è tutto casuale. È Se potessimo tutto. chiudere con un pronostico, secondo te come va a finire tutta questa storia di Ferragni, dei Ferragnez e dell'interesse che c'è intorno a loro? Ma è continua. Continua. Ma secondo me sì. Cioè, Perché nel senso nella che poi. disgrazia interessa ancora di più, probabilmente. Oh, sì, ma cioè, i social sono fatti apposta per creare amore e odio, e questo amore e odio, questa lotta tra due fazioni di chi li protegge e chi invece li cerca di scannarli, quelli che tenteranno di scannarli saranno sempre più inferociti, e gli altri sempre più attenti a cercare di difenderli a spada tratta. Ma, cioè, ma è così, capito? Noi stiamo. Cioè, io e te stiamo parlando in questo momento di che cosa? Di un'intervista fatta di niente, perché poi non hanno detto nulla, cioè che cosa ha detto? Niente. Niente. Con Fedez siamo in crisi, questa, chissà se riusciremo a superare, questa è una crisi più importante, però non stiamo facendo finta. Ok, un giornalista normale gli avrebbe detto scusa, ma cioè, questa crisi, perché ce ne sono state altre, sì, approfondiamo, sì. Che cosa stai, cioè, pensi di aver sbagliato col balocco piuttosto che sì, cosa stai facendo oggi per chi è che pagherà domani? No, quindi le domande di Fazio non ti sono molto piaciute, mi sembra di capire. No, ma vabbè, ma Fazio ha fatto il bingo ad averla lì e ha concordato delle domande, cioè,
cioè, dove pensiamo di pensiamo che, cioè, cos'è, pensiamo forse, mica era Enzo Biagi, Fazio, bravissimo, aspetta, bravissimo, ma non puoi immaginare che, cioè, chi poteva, io vorrei incontrare uno che mi dica, sì, no, io immaginavo che gli avrebbe chiesto l'impossibile, Shock, ma una quanti? risposta shock. Ma che risposta shock, ma hanno concordato e Fazio ha fatto bingo, punto, perché ha avuto prima di tutti gli altri lei, punto. Non c'è. La nuova agenzia di comunicazione che la Ferragni ha scelto ha pensato su carta da chi andiamo, cioè da chi andiamo, andiamo da chi? Da Striscia Notizia? Andiamo dalle Iene? Andiamo da chi andiamo? Da Bruno Vespa? No, perché è troppo giornalista, cioè perché concordiamo meno, ma il salotto di Fazio è perfetto. E Fazio ha fatto bingo, cioè, cosa vuoi chiedergli? Cosa vuoi condannare? Cioè, non, io non contesto nulla, Fazio ha fatto il suo lavoro. Gli hanno detto, ti porto la Ferragni, ma non gli chiedi un cazzo, va bene. Presa, presa, Sì. certo. Sì, ma anche perché sull'inchiesta non puoi dire niente perché c'è un'inchiesta aperta. Punto. È lì. E punto. Sulla sua vita personale col marito, cosa vuoi chiedergli? Sarà sotto un treno perché c'è chi dice che lei ha beccato dei messaggi di lui che aveva un'altra. Come l'80% dei maschi che. Grazie, sempre gentilissimo, è Ma sempre figurati, interessante. abbraccio grande, Ciao, ciao. Marco, stai bene, ciao, ciao.